AS Saline Ioniche Calcio ha sbancato 3-0 il rettangolo della calcistica Spinella. Ne parliamo con Claudio Familiari, grande personaggio del mondo del calcio salinese, giocatore, capitano, allenatore, presidente, che più ne ha più ne ha e più ne ha più ne metta. Ne parliamo proprio con lui di questa partita. Diciamo che è stata una bella partita, dominata dal primo minuto, con diverse occasioni. Diciamo che il primo tempo abbiamo sbagliato un rigore, però i ragazzi ci hanno dato sotto, hanno fatto un bel primo tempo, abbiamo chiuso sullo 0-0. Poi la ripresa è stata una partita tutta in discesa, perché loro sono calati atleticamente, noi ci siamo alzati un attimino a centrocampo e giocando di prima abbiamo fatto dei gol fantastici. Peppe Labate, capitano, giocatore, mitico personaggio della Melito Sportiva, a lui il microfono per commentare questa partita. Niente, innanzitutto questa è una squadra che è stata costruita in fretta e furia, perché comunque da quest'anno tutti i settori giovanili devono avere una prima squadra. Quindi è stata una squadra costruita un po' così e i risultati si stanno vedendo. Comunque avete disputato un grande primo tempo in cui avete avuto almeno 2-3 palle gol nette per sbloccare il risultato. Sì, ma noi generalmente soffriamo i secondi tempi. I primi tempi ce la giochiamo con tutti, forse tranne con le squadre più forti e più attrezzate che stanno lottando per il campionato, ma altrimenti mettiamo mani a tutto al primo tempo. Secondo tempo, non allenandoci, è dura, e anche a questi livelli. Si dice che in terza categoria possono giocare tutti, ma non è così.